prendiamo il romanzo di Cormac McCarthy intitolato Non è un paese per vecchi, il cui titolo in inglese è No Country for Old Men, ci imbattiamo immediatamente in una voce narrante anonima. Sappiamo che chi sta parlando è lo sceriffo di Huntsville, nello stato dell'Alabama, quindi siamo nell'America profonda, e lo sappiamo perché è lui stesso a dircelo, raccontando la sua storia e il suo sconcerto, diciamo così, di fronte a un crimine apparentemente inspiegabile, che è il crimine commesso da un ragazzo di 19 anni che ha ucciso la sua fidanzatina di soli 14 anni. E per questo delitto è stato condannato a morte, è stato condannato a morire in una camera a gas. Ma lo sconcerto del vecchio sceriffo è quello di non riuscire a comprendere la ragione, il movente dietro questo crimine, dietro questo assassinio, perché di fatto non c'è alcun movente. Il movente passionale è infatti escluso, dato che lo stesso assassino sostiene di non aver avuto di fatto alcuna motivazione per uccidere la sua fidanzatina, la sua ragazza. Lui semplicemente dice con quella ragazzina ci usciva e la frequentava e aggiunge che l'ha uccisa perché fin da piccolo sentiva il desiderio di uccidere qualcuno. Dichiara poi allo sceriffo che non si sentiva pentito di nulla, e che se fosse uscito, se fosse stato liberato, scarcerato, l'avrebbe probabilmente rifatto. Ebbene, di fronte a questa confessione, lo sceriffo si domanda se non fosse in presenza di un nuovo tipo di persona. Aggiungo io, di un tipo di persona che non prova alcun sentimento, che non ha rimorsi, che non ha paura, che è insensibile e che non ha motivi di fatto che lo spingano, ecco, a uccidere. E infatti uccide una persona a caso, tra l'altro. 2 pagine dopo, lo sconcerto testimoniato dallo sceriffo, protagonista appunto del romanzo, diventa, oddio, più che protagonista, possiamo dire quasi una specie di voce narrante. Ebbene, questo sconcerto testimoniato dallo sceriffo diventa un vero e proprio orrore, che è poi anche il nostro orrore di lettori, che loro malgrado si imbattono nel protagonista negativo del romanzo, ossia in quel Sigur che è all'ennesima potenza l'esempio più straordinario e sconcertante di quel nuovo tipo di persona che uccide solo per il gusto di farlo, che uccide senza una ragione apparente, anche se in realtà Sigur ha una sua filosofia di vita. Anche questa decisamente sconcertante, folle, raccapricciante, ma possiamo anche dire, rubando le parole a Shakespeare, che c'è del metodo nella sua follia. E infatti non è un caso che Sigur abbia scelto di uccidere le sue vittime usando lo strumento che si usa per abbattere le bestie nel mattatoio. Sigur usa infatti una bombola d'aria compressa attaccata a una pistola e che uccide appunto sparando fuori un cilindro d'acciaio. Leggiamo adesso come nelle prime pagine del romanzo viene descritta minuziosamente una scena che è estremamente violenta, è la scena dell'uccisione del vice sceriffo. Di questo personaggio che ha avuto solo la sfortuna di incontrare Sigur sulla sua strada e di averlo arrestato.
Leggiamo. Il vice sceriffo lasciò Shigur in piedi in un angolo dell'ufficio con le braccia ammanettate dietro la schiena, poi andò a sedersi sulla poltroncina girevole, si levò il cappello e mise i piedi sulla scrivania e chiamò Lamar al telefono. Sono rientrato in questo momento. Sceriffo, aveva addosso un aggeggio tipo bombola di ossigeno per malati di enfisema o qualcosa del genere. E poi aveva un tubo che gli passava dentro la manica e andava a finire in una di quelle pistole ad aria compressa che usano al mattatoio. Sì, signore. Beh, è un affare fatto così. Lo vedrà quando arriva. Sì, signore. Ci penso io. Sì, signore. Poi si alzò dalla poltroncina e si sganciò le chiavi dalla cintura e aprì il cassetto della scrivania per prendere le chiavi delle celle. Mentre era chino in avanti, Sigur si accovacciò e fece scivolare le mani legate fin dietro le ginocchia. Con un unico movimento si sedette e si dondolò all'indietro e si passò la catena delle manette sotto i piedi. E poi si rialzò all'istante, senza sforzo. Sembrava una mossa che aveva provato molte volte, infatti lo era. Gettò le braccia ammanettate attorno al collo del vice sceriffo e con un salto andò a sbattergli le ginocchia contro la nuca e tirò violentemente indietro la catena. Cadde a terra, caddero a terra. Il vice sceriffo cercava di infilare le mani sotto la catena, ma non ci riusciva. Shigur faceva forza sulle manette, con le ginocchia, fra le braccia e il volto girato dall'altra parte. Il vice sceriffo si dibatteva come una furia e aveva cominciato a scalciare lateralmente per tutto il pavimento, in cerchio, rovesciando il cestino della carta straccia e scaraventando la poltroncina all'altro capo della stanza. Chiuse la porta con un calcio e avvoltolò entrambi nel tappeto, gorgogliava e sanguinava dalla bocca, si stava strozzando col suo stesso sangue. Sigur non fece altro che tirare più forte. Le manette nichelate tagliarono fino all'osso. La carotide destra del vice sceriffo scoppiò e un fiotto di sangue schizzò per tutta la stanza, colpì la parete e colò giù. Le gambe del vice sceriffo rallentarono e poi si fermarono. Rimase a terra, scosso dagli spasmi. Poi smise di muoversi del tutto. Sigur restò lì a respirare pian piano, tenendolo fra le braccia. Quando si rialzò, prese le chiavi dalla cintura del vice sceriffo, aprì le manette, si infilò la rivoltella del vice sceriffo nella cintura dei pantaloni e andò in bagno. Si fece scorrere l'acqua fredda sui polsi finché non smisero di sanguinare, poi strappò dei brandelli di asciugamano coi denti, si sfasciò i polsi e tornò nell'ufficio. Si sedette sulla scrivania e fissò le bende con il nastro adesivo, studiando il morto che lo guardava a bocca aperta da terra. Quando ebbe finito, prese il portafoglio dalla tasca del vice sceriffo e tirò fuori i soldi. Se li mise nel taschino della camicia e gettò a terra il portafoglio. Poi raccolse la bombola dell'ossigeno e la pistola d'aria compressa e uscì dalla porta. Salì sulla macchina del vice sceriffo, mise in moto, venne fuori in retromarcia dal parcheggio e partì lungo la strada. Sulla statale adocchiò una berlina. Una berlina Ford, ultimo modello, con solo il guidatore. Accese i lampeggianti e suonò per un attimo la sirena. La macchina accostò. Sigur si fermò poco più indietro, spense il motore, si mise la bombola a tracolla e uscì. L'uomo lo guardò avvicinarsi nello specchietto. «C'è qualche problema, gente?» disse. «Le dispiace uscire dall'auto, per favore?» L'uomo aprì la portiera e uscì. «Perché? Cosa c'è?» disse. «Si allontani dall'auto, per favore.» L'uomo si allontanò dall'auto. Sigur scorse il dubbio affiorargli negli occhi alla vista della figura sporca di sangue che aveva davanti, ma era troppo tardi. Gli appoggiò la mano sulla testa come un guaritore. Il sibilo e lo scatto dello stantuffo pneumatico fecero il rumore di una porta che si chiude. L'uomo scivolò a terra senza un suono, con un buco rotondo sulla fronte da cui il sangue uscì gorgogliando, per poi scorrere fin dentro gli occhi, portando con sé il suo mondo che si smembrava pian piano, visibilmente. Sigur si asciugò la mano col fazzoletto. Non volevo sporcare la macchina di sangue, tutto qui, disse. Ecco, abbiamo quindi letto la scena di un assassinio crudele e cruento. Di un corpo a corpo mortale, che è descritto in una maniera estremamente realistica, dove vediamo appunto quei due corpi, no? Uno in agonia e l'altro che infierisce,
con una spietatezza fredda, direi lucida, metodica. E questa scena, possiamo aggiungere, ci conduce, ci porta a una delle tematiche dominanti nella narrativa di McCarthy, che è la violenza, la lotta per la sopravvivenza, se vogliamo, la crudeltà, ecco, e anche il sangue. Mi piace definire McCarthy uno scrittore della frontiera, uno dei pochi, forse l'ultimo scrittore epico contemporaneo. Le sue storie sono quasi sempre storie di frontiera, storie che esplorano la frontiera tra mondo civile e mondo naturale, mondo selvaggio. Sono storie in cui l'uomo incontra spesso l'animale e dove vige la regola per cui o si è preda o si è cacciatore. Mentre vorrei anche aggiungere, a un livello simbolico, si narra l'attraversamento di un altro confine, se vogliamo, il confine della ragione e dei suoi divieti per entrare nel mondo inesplorato, ecco, dell'istinto e della mera sopravvivenza. Con una grande differenza, però, che l'autore osserva e riesce a raccontare. La differenza è tra mondo animale e mondo umano. Il mondo animale è infatti indomito, selvaggio, è un mondo, è vero, un mondo crudele, un mondo spietato, ma è anche giusto, è un mondo a suo modo nobile e bello anche quando è violento, possiamo dire così, mentre il mondo umano è crudele e perverso, ed è crudele spesso per ragioni futili. È violento e crudele per smania di ricchezza, di potere o semplicemente per il piacere di uccidere e di dominare. Quando l'animale incontra l'uomo, come spesso avviene nei romanzi di McCarthy, quando l'animale incontra l'uomo sul terreno della violenza, l'animale soccombe, è vero, ma non lo fa mai, diciamo, da vittima. L'animale soccombe sempre da vincitore per certi versi. McCartney parteggia, evidentemente parteggia per l'animale, ne racconta la forza indomita, il coraggio e anche quella specie di compassione naturale, istintiva, che gli animali hanno anche quando sono costretti a uccidere. E l'uomo no, mentre l'uomo invece uccide per divertimento. Uccide perché non sa più provare ammirazione né stupore per la natura che lo circonda. O forse uccide perché tratta ogni vita con lo stesso disprezzo e indifferenza con cui tratta la sua propria vita. Vorrei fare adesso una piccola digressione, introdurre qui e parlare molto brevemente di un altro romanzo di Cormac McCarthy, che si intitola Oltre il confine, in inglese il titolo è The Crossing, che è ambientato in un'America ancora selvaggia, dagli spazi sconfinati. Siamo negli anni 40 del Novecento e incontriamo in questo romanzo il protagonista Billy, che è un giovane figlio di un piccolo allevatore del New Mexico, che riesce a catturare in una trappola la lupa che minacciava il bestiame. Ma Billy non la uccide, non uccide questa lupa come avrebbe voluto il padre, cerca anzi di riportarla sulle montagne messicane e di restituirla al suo mondo. Comincia così, insomma, un lungo viaggio, un viaggio avventuroso, possiamo anche dire un viaggio iniziatico, che porterà Billy, che ripetiamolo è solo un ragazzino, e il fratello Lloyd, che è anche più piccolo, nei boschi e nelle città della frontiera tra Messico e Stati Uniti, con una lupa
Ferruccio al guinzaglio. Quindi si narra in questo bellissimo romanzo dell'incontro tra questo ragazzino e questa lupa, questo animale che appare scaltro, feroce, ma è anche bellissimo. E qui, per quanto vi sia certo una distanza incolmabile tra le due creature, quell'animale selvaggia e quella umana, può esserci una strana, misteriosa intesa, può scattare quasi una comprensione reciproca. Gli occhi del ragazzino, infatti, vedono qualcosa di bello, di vero, di giusto nella lupa, anche senza parole, anche in fase 2 non si possono parlare, in qualche modo l'animale e l'uomo finiscono per rispettarsi e in fondo per comprendersi. La storia, inutile dirlo, finisce malissimo per la lupa, perché McCartney sa che il vero mostro è l'uomo. L'uomo adulto, spesso, non tanto Billy, che è ancora un ragazzino ed è puro, è candido, è giusto e anche molto coraggioso. Ma il punto è questo. Mentre con la feroce lupa, a partire da uno sguardo può nascere un'intesa, può nascere quel rispetto, quella comprensione, ma se vogliamo anche compassione e giustizia. Ebbene, con certi uomini no, non può nascere, perché la distanza, per quanto paradossale possa sembrare, con certi uomini, tra uomo e uomo, la distanza è addirittura incolmabile. È proprio quella distanza incolmabile che abbiamo visto esistere, no? Tra il vecchio sceriffo di un non, che di, non è un paese per vecchi, e gli occhi di Sheeburn, che sono spaventosi, sono vuoti, sono spietati, sono disumani. Sentiamo come le parole che usa lo sceriffo per raccontare l'incontro con questi occhi spietati, malati, scrive lo sceriffo. Dicono che gli occhi sono le finestre dell'anima. Io non so di cos'era la finestra, quegli occhi, e mi sa che preferisco non saperlo. Sono già passato davanti a quegli occhi e non lo farò mai più. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale.